Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio della Legacy Challenge. Allora ragazzi, sono contentissimo di essere in questo episodio perché qualcosa è cambiato e vi vado a far vedere subito cosa è cambiato. Allora ragazzuoli, i nostri Vert sono tornati a casa dopo le vacanze. Oggi sta riniziando una settimana e come potete vedere la casa è completamente cambiata. Ebbene sì, Gabriel ha deciso di portare un po' di giorni la famiglia in vacanza perché appunto voleva ristrutturare completamente la loro casa e renderla più comoda e più ideale alle loro esigenze. Ovviamente l'ho fatta io questa casa e ve la faccio subito vedere. Forse devo mettere un attimo in pausa. Allora ragazzuoli belli, mettiamo i muri alti così vi faccio vedere. Quando si entra è una casa molto più colorata, molto arredata, molto meglio, un po' più di lusso, dato che comunque lui ormai è al vertice della carriera, ragazzi. Lui, guardate, tutto così, è un procuratore privato. Abbiamo tutta una zona del soggiorno molto carina con il pianoforte che non deve mancare mai. Io adoro questa roba. C'è anche un ripostiglio, un tavolo molto grande per poter ospitare feste, poter appunto avere una zona dove mangiare in maniera elegante. Poi abbiamo la zona cucina, ragazzi. Molto molto in stile americano, ragazzi, una cucina moderna. Mi piace tantissimo soprattutto il fatto che abbia messo un sacco di piante. Qui abbiamo degli archi perché ho diviso questa zona che è una sorta di barra corridoio, molto bellina, con questo nuovo come si dice, con questo nuovo mobile. Mi piace un sacco. Ci sono due porte. La prima, vado ad accendere le luci, non me ne vogliate, ma a sto giro luci automatiche, no, che luci, accendi tutte le luci. Abbiamo lo studio di Gabriel che finalmente ha una vera e propria, guardate, ho messo anche le foto di Gabriel laureato, della laurea di Gabriel, quindi adoro, mi piace tantissimo. E poi qui raga abbiamo un bagno molto carino, sui toni del beige, del marrone, ma anche di questo azzurro barra grigio, molto molto bello. Poi ragazzi si sale, ovviamente loro si stanno svegliando perché è lunedì mattina. Anzi, vi faccio vedere prima il giardino. Ovviamente da quando siamo tornati non fa altro che piovere. Qui abbiamo una zona, un piccolo patio dove ci si può sedere a chiacchierare, dove c'è un piccolo, diciamo, vaso per i fiori, e c'è anche una casa grande per gli insetti, ma ho messo anche il, diciamo, le cose per la decorazione. Poi abbiamo, guardate che bello questo recinto così, mi piace un sacco, molto villa italiana. Qui abbiamo, ovviamente dovremo andare subito a coltivare della roba. Qui c'è un lignite, dovremmo forse andarla a prendere. Qui abbiamo una piscina pazzesca, tra l'altro sono tornati dalla vacanza e diciamo si sono portati il materassino che hanno comprato. E qui c'è appunto, oddio, questo è da sostituire, c'è appunto una zona barbecue, anche essa molto moderna, mi piace molto come è venuta, soprattutto perché ho usato il frigo basso. Ragazzi, qui c'è una sorta di garage che io adoro, e all'interno diciamo è una, diciamo, una stanza sia per i ragazzi per giocare videogames eccetera eccetera, dato che comunque qui i ragazzi non mancano mai. C'è una zona con il tavolo da lavoro, perché la nostra Alessia comunque vorrebbe fare delle cose al tavolo da lavoro. E ci sono appunto anche gli strumenti per allenarsi, ragazzi, per tenersi in forma. Intanto, scusate, cosa sta succedendo? Lui va a lavorare oggi? Non mi ricordo, no, lui non va al lavoro, che bello. Lei sta bene, lui deve andare in bagno, quindi vai in bagno. E lui si deve svegliare e deve assolutamente prendere degli avanzi, mangiare. Dovremmo andare a scuola concentrati, perché deve, questo è l'ultimo giorno ragazzi che gli do la possibilità di raggiungere diciamo il voto 10, perché se, cioè, lui per ora è voto da 8, perché deve migliorare, deve fare questa abilità. Speriamo che la riesca a prendere. Comunque sopra ci sono le stanze. Allora si sale da qui. Ho fatto tutta una zona, diciamo una sorta di corridoio. Qui c'è una zona dove il nostro Klaus si può
esibire, diciamo, c'è l'aspirapolvere, ovviamente. Prima del bagno ci sono tutte queste questa zona qui di tipo dispensa, tipo robe dove si può mettere. Oddio, c'è la polvere, dobbiamo pulire. Il bagno è uguale a quello di prima. Poi abbiamo la camera di Gabriele Alessia, che mi piace tantissimo, ragazzi. È un po' moderna, un po' classica. Forse un po' più classica che moderna, però mi piace un sacco, con un bagnetto privato dove c'è doccia e gabinetto. Mi piace un sacco, ovviamente ditemi anche voi cosa ne pensate. Qui c'è la camera di Klaus, ragazzi, girl, scusate, con questa colorazione io la amo proprio questa colorazione. Amo, sei finito di mangiare, devi andarti a concentrare, non so come si fa. Datti la carica, secondo me. Fiducioso però. No, per concentrarti non so esattamente cosa tu debba fare. Aiuto, non mi viene. Comunque, questa è la camera appunto del nostro Thomas, sui toni del giallo, del marrone. Gli ho messo questa postazione anche se lui sta per diventare adolescente, quindi ovviamente potrebbe cambiare. Guardiamo un canale, i notiziari. Secondo me i notiziari lo fanno diventare concentrato. E infine, ragazzi, ok, lei è qui, va in bagno. E infine, ragazzi, c'è la camera della nostra Charlotte. Allora, raga, ci sono dei mobili che voi non conoscete perché fanno parte di un pacchetto che ho scaricato come CC, quindi tipo tutta questa roba qui. Ce l'avevo scaricata e non lo usavo mai. Quelli non li voglio usare quando andiamo a costruire insieme, però in questo caso, in questo gameplay, non è mica male e mi piace un sacco questa camera, devo dire la verità. Comunque, andiamo a giocare con i nostri Sim, finalmente, dopo questa introduzione lunghissima. Lui sta lavando i piatti, raga, è inutile, cioè c'ha qualsiasi, cioè c'ha questi tre ormai alti, anche il controllo emotivo e l'empatia potrebbero. Tesoro, nutri con la polvere, chiedi a Batuffolo di polvere di cercare oggetti preziosi. Dove sta andando? Ah, sta andando a scuola, vai a scuola, assolutamente, amo. Guarda, ti seguo. Bellino, bellino. Vai, vai, vai a scuola, si trova a scuola e Charlotte si trova a scuola. Togliamo questa cosa. Oddio, ma io lo volevo seguire, infatti. Bellino. Comunque, raga, fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate di questa nuova casa. Io l'adoro, poi mi piace un sacco proprio tutto il quartiere. Mi piace tantissimo. Thomas si trova a scuola, ma io vorrei che studiassi sodo, sperando che riesci a appunto fare il livello 10. Allora, tesoro mio, tu vai a lavoro oggi, sì, alle 10, consegui livello 6 di logica, potresti giocare per l'appunto, mentre il nostro Gabriel, sinceramente, vorrei che si occupasse del giardino. Vediamo se lui ha qualcosa nell'inventario, sì, ha un sacco di robe nell'inventario, ma noi possiamo anche. Questa rosa la possiamo piantare per l'appunto, questa cacca dorata la potremmo. Non si può vendere? Butta via, puzza via. Luponio, aspettate, fatemi infatti ingrandire. Qui c'è una statua del bambino, vabbè, adoro, queste robe le dovrebbe fare. Cos'è questo? Fiori base. Apri il pacchetto di fiori base. Cosa è uscito scritto? Non mi ricordo. Ma ha fatto il livello? Gabriele è stato multato in conformità, ecco, per l'appunto. Dobbiamo anche lavorare meglio, raga, con. Ah, è una campanula. Ok, allora mettiamone una qui. E le altre le vendiamo, raga. Ok. Poi, frutti base. Apri il pacchetto. Cosa abbiamo? Il platano e la mela. Effettivamente. Ah, la mela me la fa mettere così. No, allora no. E il platano pure. Ok, mettiamo. Apri un pacchetto. Cosa c'è? Il basilico. Mettiamone due. E la salvia, mettiamone due. Ok, allora facciamo così. Guarda, facciamo quello delle mele, mi piace di più. L'albero delle mele. Ok, il resto possiamo anche vendere. Possiamo vendere. Ragazzi, diciamo che l'anzianità del nostro Gabriel la vedremo in questo modo. Ah, ma ci abbiamo altri frutti base e erbe base. No, dai, piantiamo queste per ora. Pianta. Pianta.
Che mangia basilico? Ma secondo te pianta? Vorrei migliorare un pochino queste abilità di giardinaggio. Però, ragazzi, ho già in mente qualcosina. Tra l'altro, vabbè, ragazzi, che ve lo dico a fare? Gabriel, per essere anziano, è un figo della Madonna. Lettera d'amore. Quando Charlotte prende il suo pranzo dallo zaino, si accorge che contiene qualcosa di rosso. È un biglietto a forma di cuore con su scritte le parole "Sei carina". Lei pensa che potrebbe essere stato scritto dal bambino nuovo, che sembra fissarla in continuazione. Deve chiedere direttamente a lui o aspettare per vedere cosa succede? Chiedi direttamente. Il bambino nuovo è solo, non avendo ancora stretto molte amicizie, però quando Charlotte gli mostra un biglietto, lui fraintende: non ti conosco nemmeno. La cosa peggiore è che l'intera classe spettacola alle loro spalle e li spia quando sono insieme. Se la situazione attuale è brutta, presto sarà anche peggiore. No, poveretta! Poveretta! Oh, amo, tu devi andare al lavoro, dai che devi portare i soldi a casa. Oh, livello 2 di giardinaggio. Molto bene, raga, molto molto bene. Comunque, ditemi se non è bellissima questa casa. A me piace un sacco. Ah, ho messo la palestrina da gioco, la palestrina d'arrampicata anche per la nostra Charlotte, dato che ho messo il canestro invece per i nostri maschietti adolescenti. Dicevo, comunque, mettiamo luci automatiche adesso, tutte. Anche le luci, per favore. Luci automatiche, tutte le luci. Molto bene. Alessia si trova al lavoro e io direi che potresti anche lavorare sodo. Lui non so se riesce. Sì, sta studiando sodo, sperando che riesce ad prendere tutte le varie robine. Allora, attiva Laura, manda l'orafo per la rifinitura. Ok, lui cosa deve fare? Deve mangiare e poi gli serve un po' di socialità. Vediamo un po' le amicizie. Innanzitutto c'è un nuovo sentimento per Cameron Fletcher. Il cristallo è stato inviato. Ok. Vediamo un po'. Lucas! Scusate, ma io posso invitare Lucas nel lotto attuale? Che era un nostro amico. Arriverà molto presto. Molto molto bene. Nel frattempo, tesoro. Che poi Lucas abita qui in realtà. Giusto per intenderci. Prendi gli avanzi. Ma Lucas è già arrivato. Allora, scusa, aspetta. Manda a casa, aspetta. Just go away. Descrivi la nuova idea. Ciao. Spettegola. E vantati, offriti come rappresentante legale di Già, amichevole. Condividi consigli per sim socievoli. Ma perché? Lui ah, perché lui ha preso il tratto di sim socievole. Adoro. Adoro, lui è stordito. Perché sei stordito? Parla dei sogni. La posta di oggi è arrivata. Amichevole. Calcia il pallone con Lucas. Ma infatti, divertiamoci un po' tra amici, raga. Divertiamoci un po' tra amici. Ok. Forse Thomas riesce a fare il livello, appunto. Ma con tutto il giardino che abbiamo. Ora, io non è che voglio dire, ma abbiamo un giardino che fa paura, ragazzi. E niente, devono giocare qua loro. E vabbè, giocate qua. Che fa? Che vi devo dire? Lucas Munch è una forte persona di Gabriel ed è proprio per questo che cerchiamo in uno chef. Con grande gioia ti propongo perciò di intraprendere a livello 5. Amo, mai visto che casa che c'ho? Cioè, io sono un procuratore. No, 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 no. Non voglio assolutamente cambiare lavoro. Raga, comunque c'è un caldo pazzesco. Guardate, ondata di caldo. Cioè, che ve lo dico a fare? Jacopo Pancakes, basta giocare. Potremmo. Aspetta, formiamo un gruppo. Mi piace. Siamo in. Aspetta, azioni. Aggiungi al gruppo. Potremmo nuotare qui insieme. Dai, fa caldo. Ma chi è che sta pensando lui? Chiacchiera con Sabrina. What? Sabrina Basu. Scusa? Mi sono perso qualcosa nel frattempo? Nuota qui insieme. Dai, amo, vieni a nuotare insieme all'amico tuo. Eccoci! Bellini, bellini, bellini. Oddio, Lucas, ve lo ricordate? Lui, praticamente, raga, era un nostro amico. Offriti come rappresentante legale, vai, ormai ci stai. Era il nostro amico diciamo all'università. Comunque lui è rimasto un po' più giovane, forse era più piccolo. Qui gli ho messo anche la crema solare in tutto questo. E vediamo, ragazzi, se il nostro Thomas riesce a prendere a completare questa aspirazione.
parla dei sogni. Comunque sono molto amici loro, sfoggia i muscoli. Vabbè, che te lo dico a fare? Dai, dai, vediamo un po' se riusciamo. Tra l'altro, raga, lui, Celeste, Bobby e Andrew. Cioè, Andrew è già adolescente. Andrew Sadler, per l'appunto, è il figlio di Lucas. Ed è amico del nostro Thomas. Vediamo se riusciamo. Amo, visto che ti trovi, scusa, siediti insieme. Klaus è tornato a casa con un progetto scolastico. Progetto scolastico, progetto scolastico. Oddio, ma la sua pagella è piena di 6. Aspirazione completata. Adoro. Ce l'abbiamo fatta, raga. Perché lui ha raggiunto il voto 10. Adoro, 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 adoro. Bellissimo, bellissimo. Allora, raga, non ci resta che riattivare opzione di gioco, modalità di gioco, passaggio di età, sim usati in gioco, sì. Sim non usati in gioco, no. Benissimo. Accetta le modifiche. Molto bene, salva. Salviamo subito perché è riuscito a fare l'aspirazione, raga. Ovviamente ora Thomas dovrà decidere un pochino che aspirazione prendere da adolescente. Io mi voglio lasciare abbastanza libero. Lei sta facendo dei pasticci. Vieni qui. E redarguisci. Disciplina il comportamento, castiga, metti a riflettere per aver combinato un pasticcio. Dai, subito, subito, come se non ci fosse un domani. Vai subito a castigare, vai subito a riflettere, non si combinano i pasticci. Charlotte, ok, Charlotte cosa sta a riflettere? Adoro, amore, dove sta andando a riflettere? Ah, vabbè. Adoro, va a riflettere a bordo piscina. Guardatela che tipa, che tipa. Oddio, qualcuno si è infuriato, raga. Adoro. Adoro. È incazzatissima. È incazzatissima, raga. Ma cosa ho fatto? Cioè, io volevo solamente giocare. Cioè, ragazzi, Ugo. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Cioè, mi ha messo in punizione, papà. No. E invece, amo. Cioè, l'abbiamo visto tutti che ti stavi incazzando. Ok, lui tranquillamente ha raggiunto il livello 2 di giardinaggio. Che bravo. Lui che sta facendo, raga? Allora, forse dovresti andare in bagno a farti una doccia, secondo me. Sì, infatti. Usa... No, c'è un bagno grandissimo qui. Usa questo. Fai la doccia. Lui, igiene... Lui, perché è mortificato? Per aver avuto uno sbalzo di umore. Ah, ok. Molto bene. Molto bene. Comunque, io direi che possiamo invitare a casa Isela. Anzi, no. Sì, invita nell'otto attuale e invita nell'otto attuale. Dobbiamo fare la, diciamo, la torta. Lo facciamo nel prossimo episodio, la torta di compleanno per il nostro Thomas. Lui vuole giocare, infatti, sfida un sim a biliardino. Volevo usare subito il nuovo controllo di livello. Vai qui. Eccola Isela in tutta la sua, in tutto il suo splendore. Invita ad entrare. Ora devo andare. Ciao, ciao. È stordito, raga. È stordito. Spettacola. Perché sono tutti storditi? Secondo me per il troppo caldo, raga. Discuti degli interessi. Ma Raul non c'è. Scusate, io volevo. Gioca con Raul e Isela. Vai. Volevo usare questo, questa stanza. Andiamo, andiamo a giocare, andiamo a giocare. Ah, Raul è già lì dentro. Molto bene. Molto, molto bene. Comunque, raga, questo posto è molto bello. In realtà, lo dobbiamo... Dov'è? Ok. Raga, quanto sono belli i fratelli Hernandez. Cioè, sono stupendi. Mi piacciono un sacco, raga. Vabbè, siete in due contro uno. Che vuoi, cioè. Cosa vuoi di più? Lui sta pulendo. Vabbè, ma lui c'ha... Tipo, 3 valori positivi. Adoro. Adoro.
Va bene ragazzi, allora io direi che con questa immagine di loro che giocano al biliardino possiamo terminare qui questo episodio, raga, io vabbè adoro tantissimo. E, promossa da agente governativo, mappa tattica, molto molto bene. Allora ragazzi, aspettate che metto in pausa, se no non capisco niente. Nulla, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a mettere un mi piace, a seguirmi su Instagram. Ragazzi, se vi manca qualche espansione, qualche pacchetto in generale, potete acquistarlo da Instant Gaming e in descrizione trovate il link che vi porterà direttamente al sito con cui potrete anche sostenere questo canale. E nulla ragazzi, mettete un mi piace, tanti commentini e io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!